Ci sono video più sentiti di altri e questo è uno di quelli. Adesso ve ne parlo nello specifico, vi spiego perché ci tengo particolarmente a questo video e a questo prodotto qua. Non tanto per noi, ma per gli animali che andiamo a proteggere. Questa mattina verso le 6:30, 7:30, vi ho sentito il cane abbaiare. Il cane è in casa con noi, ma avendo i gatti lei abbaia spesso, quindi non ci siamo preoccupati. Io ho l'apertura del pollaio, quella lì, automatica, impostata alle 6:30, quando ci sono i primi raggi di sole, insomma, lì libero. E si vede che la volpe ha atteso, è entrata, quando loro si sono liberate, ha fatto una strage. Perché per esperienza diretta in questi anni ho perso molte, molte galline. Sicuramente per mia inesperienza, cosa che poi ho corretto negli anni, ma soprattutto perché ormai siamo invasi da animali che non si fermano davanti a nulla e fanno quello che devono fare. Predano, quando però le prede sono i nostri animali e ci dà fastidio. Ve ne parlo meglio dopo la sigla. Lo scorso anno ho rifatto il recinto nuovo da capo, 6 m x 3, ho acquistato la struttura, ho comprato la rete aggiuntiva, ma anche se sarebbe bastato quello, mi sono dotato di un recinto elettrico, di un filo elettrificato. Io vi dico la verità, da quel momento è passato circa un anno, io dormo sonni tranquilli. Non ho più alcun tipo di paura nel dover lasciare le mie 4 galline, 3 galline, quelle che sono, alla mercé di animali come il lupo, la faina, la volpe, la donnola. Io ho avuto attacchi di ogni tipo negli anni scorsi, ho perso tante galline. Da quando ho montato quel triplo giro di rete elettrificata, io veramente ho svoltato. Ed è una cosa che raccomando un po' a tutti, e a prescindere da questo nello specifico, se avete animali da cortile, dotatevi di un filo elettrificato, di una rete elettrificata, perché può fare la differenza. Allora, mi ha contattato la Gemi Elettronica, è una grossa azienda italiana, tutto ciò che vedete è made in Italy, e questo veramente, voi lo sapete, cerco di dare più risalto possibile ai Made in Italy, ne abbiamo bisogno. Insomma, mi hanno contattato per provare un loro elettrificatore e non potevo dir di no, e alla fine ho scelto il più completo di tutti, quello col pannello fotovoltaico. E il più completo di tutti perché questo, che è il B12/2 extra forte, ha la doppia alimentazione, ha batteria da auto non fornita ovviamente in dotazione, ma si acquista con poche decine di euro, o a 220 tramite il trasformatore che viene dato in dotazione. La particolarità di questo elettrificatore ovviamente è quello di poterlo installare in qualunque parte della campagna, del campo, del podere, anche lì dove non arriva la corrente a 220, quindi questo non lo possiamo utilizzare. Ma col pannello solare collegato a una batteria da auto, abbiamo l'indipendenza energetica e possiamo garantire sicurezza ai nostri animali sia da pascolo che da cortile, ma anche al nostro campo. Io ad esempio ho un orto di 200 metri quadri circa. Ora l'ho recintato con la rete in ferro, ma in mancanza di quella avrei potuto benissimo fare 3 giri di filo elettrico con un elettrificatore e avrei risolto il problema comunque, cosa che farò nel frutteto. Non spenderò altri soldi per la rete, risolverò il problema alla radice con un elettrificatore come questo e con 3 giri di filo elettrificato. Quindi vi dicevo, anche se non abbiamo corrente nel campo, con un pannello solare e con un setup del genere noi siamo completamente indipendenti e sicuri. Allora, adesso ve lo presento nel dettaglio, ma prima vi dico, mi sembra corretto dirvelo, non sono pagato per fare questa recensione e il materiale verrà poi restituito a fine test. Come sempre, se mi trovo bene, se piace, se ne ho bisogno, chiederò di acquistarlo. Una delle mie richieste è stato quello di avere un codice sconto per voi, se vi interessa poi vi lascio sotto il codice sconto, vi lascio sotto nelle descrizioni il 10% di sconto, che non è poco al giorno d'oggi. Comunque valutate poi voi, insomma. Allora, cominciamo dall'elettrificatore. Come vi dicevo, questo qui è il top di gamma. Vi lascio in sovrappressione gli altri tipi di elettrificatori che hanno in listino. Abbiamo, giusto per prendere il catalogo, sia 220 normali con portate diverse, 5 km, 8 km, poi abbiamo quelli con le batterie ricaricabili e abbiamo questo col pannello solare e batteria d'auto. Io pensavo che fosse la più interessante come soluzione, quindi ho richiesto questa, insomma. Vi presento brevemente il prodotto, dopodiché cosa farò? Sta
staccherò il mio elettrificatore, che è di un'altra azienda, e monterò questo sullo stesso recinto che ho elettrificato del mio pollaio. Dopodiché misureremo la tensione e finisce lì, insomma. Allora, iniziamo dall'elettrificatore. Vi do qualche informazione tecnica. Questo può coprire una distanza di 5.000 metri, 10.000 volt, 6 joule. 6 joule è già una potenza importante. Siamo in grado di fronteggiare i cinghiali. I cinghiali non si fermano davanti a nulla, quindi o si costruisce un qualcosa di serio e 6 joule sono più che sufficienti, perché io ne ho molti meno e vi assicuro che non si sono avvicinati al mio recinto, nonostante abbia trovato le loro orme, anzi hanno scavato e mi hanno arato il terreno a 2 metri di distanza dal pollaio. Quindi loro al mio pollaio si sono avvicinati di sicuro, ma poi si sono tenuti ben lontani. Quindi vi dicevo, 6 joule sono più che sufficienti per qualunque tipo di animale. A maggior ragione, dove ci sono istrici, donnole e quant'altro, è uno scherzo, ma se noi riusciamo a tenere lontani i cinghiali, soprattutto nei campi coltivati, abbiamo risolto tre quarti dei nostri problemi, perché dove passano loro non cresce più l'erba nel vero senso della parola. Guardiamo da vicino le uscite della centralina. Qui abbiamo l'ingresso della batteria 12 volt tramite i due puntali e il connettore. Va da sé che se non usiamo la batteria entriamo direttamente con questo trasformatore che dà 12 volt direttamente qui dentro. In caso della batteria mettiamo qui il connettore e colleghiamo il più e il meno sulla batteria. È elementare. Qui abbiamo il pannello solare che vi faccio vedere tra un attimo, che è già assemblato, già cablato, non dobbiamo fare nulla. Tra l'altro ha una soluzione intelligente per quanto riguarda l'inclinazione regolabile, dopo ve lo mostro. LED di accensione che lampeggia, vi farò poi vedere come funziona. Messa a terra e filo recinto. Allora, il filo recinto è questo qui marrone e va collegato sul filo del recinto. Dopo vi farò vedere anche questo, ovviamente. E questa è la messa a terra che si collega su un palo di ferro che si infila nel terreno. Anche questo ve lo farò vedere in un secondo momento. Il produttore raccomanda, per avere le massime prestazioni, soprattutto con recinti importanti di parecchi metri, di infilare nel terreno tre pali di ferro, ovviamente, nel terreno, distanziati fra di loro di 3 metri e collegati in serie con questo cavetto qua. In questo modo si ha la massima efficacia della messa a terra. Io personalmente nel mio pollaio ne ho messi due di paletti, con il doppio filo che uscivano. La centralina è molto leggera, ovviamente è impermeabile, è di plastica, resiste alle intemperie, quindi può rimanere insomma all'aria aperta. Personalmente vi consiglio, se riuscite a farci una copertura di legno, di plastica, quello che è, la preservate nel tempo. Il pannello solare è un 50 watt 2,76 A, è già perfettamente cablato con la sua scatola di derivazione, e qui abbiamo il connettore da collegare all'elettrificatore, come vi ho detto prima. Ecco, la parte che mi è piaciuta molto è questa: si infila il supporto su un palo quadrato, insomma sarebbe meglio un palo quadrato, ma se ne avete uno rotondo, insomma basta infilarlo, va bene lo stesso, si ferma con una vite passante e permette di posizionarlo all'inclinazione voluta. Ecco qui, e questo è importante. Dopodiché, una volta che abbiamo trovato l'inclinazione corretta, diamo un giro con questo dado, blocchiamo il tutto e abbiamo risolto qualunque tipo di problema. 50 watt sono più che sufficienti per caricare ampiamente una batteria. Il produttore consiglia una batteria di almeno 40 A. Tenete conto che quelle che costano meno sono da 44 A, si trovano scontate anche a 40 €, quindi è una spesa irrisoria. Il pannello solare è provvisto anche di un regolatore di carica, quindi non ci dobbiamo preoccupare di nulla, non dobbiamo aggiungere nient'altro, e anche questo è una cosa che ho apprezzato parecchio. Quindi siamo pronti a montarlo e a vedere come funziona. E vediamo come si monta e le mie impressioni d'uso. Allora, sono nel mio pollaio, qui ho la vecchia centralina, qui ho i due pali, io ne avevo messi due già per conto mio. E mi ero trovato bene, insomma, mi sono sempre trovato bene. La tensione misurata, poi dopo lo faccio vedere anche con la nuova centralina. La tensione sui fili è sempre stata superiore alla portata del mio tester. Avevo preso un tester leggermente inferiore ai 10.000 volt e quindi vedevo che andava a fondo scala e mi sono sempre regolato di conseguenza. Allora, dal momento che quel paletto lì è collegato con un filo anche all'altro paletto, ovviamente collegandone uno utilizzo entrambi i paletti. Abbiamo i connettori della batteria che vanno poi collegati qui, e qui abbiamo una batteria, quella che utilizzo normalmente con l'impianto solare per l'umidificazione dei lombrichi. Ha un paio di anni, ogni tanto la stacco, la carico col suo caricabatterie dedicato. Allora, abbiamo i fili già premontati, filo recinto messo a terra, sono lunghi circa 1 metro, quindi questo già vi deve far capire un po' come montarlo. Io comincio a mettere la messa a terra. Per quanto riguarda invece il coccodrillo che va sul filo, lo faccio passare al di là della rete e vi mostro come lo collego. Allora, io non so se è stata voluta la Gemi o meno, ma questa è una genialata incredibile. Avevo il problema che il filo era troppo corto, dal momento che avevo la rete da un centimetro
che arriva fino a qui e la centralina è lì, non riuscivo a farlo passare. Guardate qui cosa ho scoperto. E non è una genialata, bella bella questa cosa, mi è piaciuta. Già stavo pensando alle prolunghe, ai fili, a fare un sacco di lavoro. Semplicemente si pinza il filo, non lo danneggia perché ha una pressione tale che non fa danni, insomma. E la presa è sicura perché ha i dentini, quindi da quel punto di vista stiamo tranquilli. Ok, monto il palo prima di collegare la batteria e dopo accendiamo e vediamo la tensione sui fili. Li tocco perché ho staccato la corrente, se no a quest'ora ero a 50 cm più in là per terra, come mi è già successo. Allora, vediamo se i più preparati conoscono o riconoscono questo bastone. Vi spiego perché: questo è il manico di una vanga. Allora, ieri sono stato in ferramenta, dove mi conosce insomma e sa un po' le pazzie a cui vado incontro e che gli chiedo, e ho chiesto un palo di sezione da 35 per questo tubolare qui. Non c'era quadrato, e allora niente, mi ha consigliato questo. Va quasi bene, guardate, è perfetto. Non va quasi bene, è perfetto. Ora questo lo possiamo mettere come vogliamo. Io lo metterò in questa posizione qui. Allora, il consiglio è quello di fare prima un foro, perché se no non ce la fate. Per fare un lavoro fatto bene questa parte va tagliata, non la lasciate così. Io soltanto per il montaggio, per fare il video, poi ovviamente dovrò smontare tutto. Ok, si regola l'angolazione voluta e poi si stringe con una chiave da 8. Oggi abbiamo il cielo completamente coperto, quindi non avremo una grossa produzione di energia. Allora, se riesco vi mostro un attimino la produzione in questo istante. 14,6. Passo i fili. Ah, ecco, altra accortezza buona, mi è piaciuta questa di Gemi. Vedete, se avete l'esigenza di dover staccare questo connettore, ci sono due viti e sono contrassegnate più e meno. Ovviamente il più è il rosso e il meno è il blu. Quindi si può staccare e farlo passare nella rete da un centimetro. Ora, siccome questo è di 2 metri, non ho bisogno di fare questa operazione, la faccio passare sopra e la collego sotto. Allora, qui di preparato non c'è nulla, Quindi cosa succede? La gallina ha una curiosità innata, proprio che è più forte di lei. Ho messo il bancale nuovo dentro, quindi per lei è una cosa nuova. Eccola qui, e lei ha bisogno di vedere, di esplorare. Allora, il bancale è consigliato fortemente se lo posizionate all'aperto, ovviamente, però anche se questo è garantito contro gli schizzi d'acqua e contro la pioggia, insomma, la copertura fatela, perché dura ovviamente molto di più. Idem per la batteria, è importante che non prenda i raggi del sole diretti e soprattutto l'acqua, la pioggia, il ghiaccio. Quindi fate un box, fate un qualcosa, copriteli almeno dalle intemperie principali. Allora, il montaggio è veramente elementare. Questi due fili li abbiamo visti prima, questo l'abbiamo messo sulla rete con il coccodrillo e questo l'abbiamo messo sul palo. È tutto in italiano, quindi non ci si può sbagliare. Qui abbiamo l'ingresso del pannello solare. Si è accesa la spia rossa, power, indica che lui è già in funzione, sta già lavorando, sentite? Ora, a questo punto, naturalmente, lui funziona finché c'è luce, ma non è quello che vogliamo, è la notte che lui deve lavorare, quindi abbiamo bisogno di un'altra fonte di alimentazione. A questo punto potrebbe essere o il trasformatore da 220 a 12 volt in dotazione, che lo colleghiamo qui e abbiamo finito, oppure il pannello solare e la batteria. Questo kit li prevede entrambi, quindi possiamo scegliere noi come giostrare. Il cavo che collega la batteria è lungo circa 1 metro, ovviamente non ci possiamo sbagliare, più o meno. Colleghiamo il connettore, perfetto. Ora facciamo una prova per vedere se sta caricando la batteria. In questa configurazione il pannello solare alimenta la centralina carica tramite il pannello solare la batteria, quando non c'è più sole ovviamente è la batteria che fa da sistema di fornitura di tensione alla centralina. Allora, a vuoto la batteria è un 13,1716. Collego il pannello solare, vi ricordo che non c'è sole, 13,22 13,24, dovrebbe salire un pochino se arrivasse un po' il sole, vedete piano piano comincia a stabilizzarsi, ma quello che è importante è che sopra i 13 volt insomma la batteria sta cominciando a caricare. Questa era già carica di suo perché, come vi dicevo, è stata collegata al pannello solare fino a questo istante, quindi non ha bisogno di molta carica. La batteria generalmente è intorno ai 12 volt 12,4, quindi abbiamo quel volto e mezzo che ci serve per caricare la batteria, non è poco, va bene. Benissimo. Vi ricordo che il produttore consiglia una batteria almeno 40 ampere, ma come vi dicevo il 45 ampere, che è quella che trovate nei supermercati, quello per le macchine, con 30 euro, a volte anche in offerta a 29 euro la trovate e siete a posto per un bel po' di tempo. Io questa sono ormai 2 anni e mezzo che ce l'ho. Vediamo soltanto le spie, ce n'è soltanto una accesa, che è questa del LED. Questo è il rumore che fa, mi avvicino col microfono, vi faccio sentire.
è impercettibile, non dà fastidio ed è più o meno il rumore che fa l'altra mia centralina, quella che vi ho fatto vedere nell'altro video. Il sistema è finito così. Ora facciamo l'ultima prova, andiamo con il tester fuori e misuriamo la tensione sui fili. Però come vi dicevo, questo è un 10.000 volt, il mio tester arriva a circa 8.000, quindi lo vedremo se va bene a fondo scala. Adesso è uscito il sole, non vedremo i LED perché questi si vedono poco, cercherò di poi avvicinarmi e farvi vedere come funziona. Come funziona il tester? Due connettori, questo va agganciato sul filo e questo va infilato nel terreno. Attenzione alle mani perché ci si prende la scossa, ovviamente è una scossa che fa più che altro spaventare, non è mortale assolutamente per i nostri animali, è fatto apposta. E spero di integrare qui alcune ispezioni di video di uno youtuber che ha messo la telecamera notturna, vi faccio vedere alcuni cinghiali come saltano dopo aver preso la scossa ed è quello che vogliamo noi insomma. Allora, mi avvicino e spero di farvi vedere i LED. Allora, io a occhio nudo vedo gli 8.000 che si accendono in modo, vedete? Siamo a 8.000, questo è il mio fondo scala, su 10.000 che mi dà la casa. E direi che è un ottimo risultato insomma. Vi faccio solo vedere l'ultima cosa, poi chiudo il video. Vi mostro il funzionamento notturno. Stacco il pannello solare, di notte non c'è luce e lui continua a funzionare. Ovviamente non ho scoperto niente, ma è solo per chi non l'ha mai visto in funzione e almeno gli ho spiegato nel dettaglio come funziona insomma. Tiro le conclusioni, molto semplice da montare, questo è un sistema completo, il più completo che c'è in listino. Il pannello solare, che spero che si veda, eccolo lì, ci permette di avere l'autonomia ovunque, perché non sempre in campagna abbiamo la corrente a disposizione, la 220, e soprattutto se dobbiamo recintare un frutteto, un uliveto o quant'altro, ma anche l'orto, è quello che farò io adesso con la mia parcella di campo dove ho messo le patate, e il prossimo anno lo farò sul frutteto, con uno di questi, un pannello solare e una batteria, noi siamo completamente indipendenti e siamo sicuri che non ci entra più nessun animale. Il costo è in linea con i prezzi del mercato. Vi lascio sotto impressione il prezzo di questa configurazione, però ho chiesto a Jamie la gentilezza di farvi avere un codice sconto. Ve lo lascio qui in descrizione. Su una cifra del genere sono parecchi soldi risparmiati, quindi magari fateci un giro se dovete fare questo acquisto. Poi decidete quello che volete voi, però almeno guardate perché potreste risparmiare qualche soldo. E Jamie è un'azienda italiana. Io cerco sempre di dare più spazio possibile alle aziende italiane. Mi ero imbattuto nel loro sito, nel loro shop per altri prodotti, ma avevo visto anche l'elettrificatore e mi era piaciuto. Però io avevo la corrente a 2 metri e quindi ho optato per una soluzione un pochino più tradizionale, ma questa è veramente la soluzione definitiva se non avete la corrente vicino casa. Ringrazio Jamie per avermi mandato in test questo prodotto, quindi se volete anche approfondire l'argomento sul blog troverete l'articolo con tutti i dettagli tecnici, tutte le sequenze di montaggio, codice sconto, quello che vi può servire per fare un acquisto insomma che vi durerà poi degli anni. Lasciate un like, condividete il video, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo al mio canale, siamo sempre di più, arriviamo intorno ai 32.000 e questo mi fa molto piacere. Grazie ancora, vi auguro una buona giornata.